Cresce l'allarme a Campobasso per il grave fenomeno dell'avvelenamento dei cani denunciato dall'ENPA, l'ente per la protezione degli animali. Gli ultimi episodi si sono verificati all'interno della Villa dei Cannoni, luogo frequentato da molti bambini, ma anche dai proprietari che lì portano i cani. Questa mattina di cani non c'era neppure l'ombra, mentre sugli alberi il comune ha fatto affiggere dei volantini che avvisano i cittadini del pericolo rappresentato dalla presenza di bocconi avvelenati. Tra la gente cresce la paura, ma anche l'indignazione per un comportamento incivile che non ha giustificazioni. Guardi, io non ho visto cani, diciamo, avvelenati, quindi non lo so, e spero che non accada, insomma, perché per i bimbi vengono i bambini, se mettono loro le mani vicino a questi, toccano, vanno a contatto di queste sostanze Lei porta sempre qui i pericolose. suoi figli? Sì, abbastanza, quando capita li porto. Se hanno messo il veleno hanno fatto malamente. Perché chi ce n'è avvelenato? Può essere pericoloso anche per i Per i bambini? bambini, certo, non solo per... ma per tutto è una cosa che non si fa. Dovrebbero quindi controllare maggiormente, secondo lei? Certo, se ne dai un po' di... se mette qualche sorveglianza, qualcosa. Sì, l'ho sentito questa storia. E lei non teme anche per i bambini? Eh sì, come no, perché io ho 3 nipoti qui e altre due altre parti. Senta, che cosa dovrebbero fare per evitare questo problema? Non lo so, bisogna impegnarsi qualcuno del comune e vedere come risolvere la situazione. L'anno scorso io abito via Colilongo, nelle danne, nelle polpettine e si morì. Però quest'anno no, non c'è più. Ma quando c'è stato i cani io pare che non mi hanno dato fastidio, perché i padroni stanno attenti a ogni cosa. Gli altri non dato fastidio.